Oggi ci sono venuti a trovare tre ospiti di eccezione che andiamo subito a presentare. Allora, Maria Clara Alonso, benvenuta. Ciao a tutti, grazie Sergio Castellitto, chi non lo conosce, mille. Chi insomma, non lo conosce? grandissimo attore italiano, e alla fine anche Guglielmo Poggi, Ciao a benvenuto tutti, Guglielmo. grazie. Allora, voi siete qui oggi per presentare questa commedia divertentissima che si chiama Il Tuttofare. Allora, è un film paradossale. Io l'ho trovato un grandissimo circo, diciamo, pieno Giusto. di personaggi anche dai caratteri estremizzati, se vogliamo. Certo. E c'è Sergio che interpreta questo principe del foro, questo grandissimo penalista italiano, grande professore, che però c'ha un po' di difettucci, Beh, diciamo, qualcuno ce l'ha. qualche difettuccio ce l'ha, no? Qualcuno ce l'ha, Ad sì. esempio, un evasore fiscale, Insomma, insomma. fa uso, diciamo, indiscriminato anche di sostanze imbarazzanti e quant'altro, insomma. E a fianco, appunto, come mentore, come, insomma, come allievo, ha questo praticante, giusto? Il cui nome rimane misterioso, Antonio, Annibale, Non si è Arnaldo. ben capito che nome abbia, perché ogni È un volta viene mistero. storpio, viene cambiato. E tu, insomma, sei colui che fa un po' tutto, Certo. diciamo, non assisti soltanto il professore in aula, ma gli cucini anche, in Eh sostanza, sì, fai e veramente tutto, gli bisogna cucini i stare panini di molto attenti, Raudo. bisogna stare molto attenti a non cuocere troppo il tonno, se no se non gli piace Lo caccio, succede, esatto. se no lo caccio. No, insomma, è un personaggio che esiste, insomma, Esatto, perché poi diciamo è preso dalla realtà, perché sì. il regista Valerio Attanasio ha il padre che è un avvocato e insomma si è ispirato alla realtà, Sì. diciamo appunto la realtà che ce ne sono migliaia di personaggi come il tuo. Guarda, ti rivelo una cosa. Io Sì. questi giorni sto facendo finta di essere Antonio Bonocore sui social, quindi il nome del mio personaggio, e noto che un sacco di gente, insomma, scrive sotto il trailer del film, ma anche in forum generali, scrive: io ho fatto pure di peggio. E per fare peggio di così, non so. Toti, che è appunto il suddetto principe del foro, ha tra i vari difettucci anche quello di avere un amante, giusto? Lui ha una moglie che si chiama Titti, giusto? Sì, detta la Che è Iena, Elena Sofia Ricci, che è che una donna molto ricca, che ha molti appartamenti, Capri, Roma, New York, è. eccetera, Certo. eccetera. E che soprattutto possiede la proprietà, come dire, dello studio dove Toti si pregia di essere invece il manager. Diciamo, non è l'amore Non il propriamente, no, non è il primo diciamo, motivo di non è questo proprio legame. l'istanza naturale, ecco, diciamo così, che l'amore passa attraverso il verdone, ecco. Esatto. E diciamo, in questa storia a un certo punto entra in scena anche Isabel, Isabel. che è questa ragazza argentina, sudamericana, e insomma che è l'amante del, si può No, dire, insomma, che lei era era, sì. argentina, era sposata con Messi, poi Ok, ah Messi sì, si sono certo, come no, separati, è come venuta no? in Italia e ha cercato di organizzarsi la sua vita, diciamo, in un altro modo. Raccontami un po' il tuo di personaggio, insomma. Io interpreto Isabel, questa ragazza argentina che non è vero, non era sposata, però si trova in una situazione di illegalità, quindi ha bisogno di un passaporto, una cittadinanza italiana, fa quello che riesce per poter rimanere in Italia, in questo caso è sposare Antonio, il personaggio di questo tuttofare. E da lì continuano i suoi problemi, molto passionale, molto... Determinata, Grazie. esuberante. Anche esuberante, perché no? E appunto è questo il problema. Tu pensi che il tuo mentore sia veramente legato a te da un rapporto di... Poi ditemi se sto spoilerando troppo, vado No. tranquillo, fino a quando non mi fermate. E pensi che sia proprio legato a te, che voglia veramente farti diventare, fino a quando non ti fa questa proposta indecente. Ti dice: guarda, io sono disposto a farti diventare il socio del mio studio legale, però mi devi fare questa piccola cosa. Poi lui c'ha sempre questo gesto, che vuoi che sia? Una firmetta in Una comune. firmetta in comune, dovresti sposare appunto la sua amante. Sì. E lì poi tu comunque sei, rappresenti questo brillante ragazzo Sì. che comunque sa veramente può diventare un grande avvocato, e appunto nel desiderio di diventarlo, alla È fine compie disposto, questo ingenuo a diciamo. tutto, ed è anche un po' ingenuo, diciamo, se vogliamo. Sì, No, perché. mica tanto. Ma sì, è inutile, lui prova a difendere il suo personaggio. No, io penso che sì, sia un ingenuo, ma soprattutto perché conosce perfettamente la teoria. Gli manca la pratica, per la pratica c'è lui, quello che sa come si vive è lui, anche troppo, direi.
Il tuo personaggio, insomma, non si può non, non può richiamare alla mente, insomma, grandissimi personaggi creati dalla mente di registi delle commedie del passato, certo. Insomma, giusto? Come no? In fondo io ho fatto una sorta di omaggio a quelli che sono stati i miei maestri, a Gassman, a Tognazzi, a Marcello Mastroianni, a tutti questi, e ai registi, alcuni dei quali, insomma, li ho anche conosciuti, ci ho anche lavorato, come Scola, Ferreri, Monicelli, così via. Sicché l'ho trovato anche abbastanza commovente per me l'idea di risarcirli, ringraziarli a distanza di tanti anni facendo un personaggio che forse uno spazietto nella galleria dei mostri o nuovi mostri o futuri mostri. Perché tra l'altro poi il personaggio che tu racconti è un personaggio eterno, che c'è sempre stato. Eterno, anzi più che attuale appunto eterno, sta proprio nell'antropologia proprio dell'animale italico, ecco. Bello anche che, insomma, la commedia forse è lo strumento migliore per poter raccontare i problemi italiani, no? Perché uno, certo, ragiona sui problemi con una bella risata, qua, esatto, se ne fanno, secondo in realtà se ne fanno la, anche tante. È lo strumento più intelligente, forse anche la scuola di cinema che noi abbiamo inventato e che ha fatto appunto, ha insegnato cinema a tutti, il modo in cui la commedia ha raccontato il dramma è sempre attraverso lo sberleffo, il cazzeggio piuttosto che l'irrisione e così via, insomma penso che sia sempre il modo che rimane, no? Perché ti diverte e poi ti lascia no? Una coda di pensiero, di riflessioni sulla tua vita. Ma questi gesti che compie il tuo personaggio, Sergio, no? Questo fatto che dice sì è vero, ti pago in ritiro questi 10.000 euro in nero, però alla fine tanto, ma se poi viene la finanza, ma viene, fa un controllo e se ne va via, no? Firma, sti Raffaello qui, sì, ma sì, niente, ma, sì, cioè. Ma ti sei ispirato a qualcuno in questa gestualità anche del presente? Fare, sì. Non posso, se no vengo querelato. Allora del passato. No, no, ripeto, è una silhouette che... Un po' un mix. Diciamo, no, perché sì, l'hanno nominato Sordi, io invece ci ho trovato anche qualcosa di Sordi, non magari in questi no, gesti. No, io mi riferivo a quel mondo là, ma semmai c'è più quell'aggressiva tenerezza di De Sica, per certi versi, no? O appunto, anche Marcello Mastroianni ha partecipato in maniera geniale alla commedia, anche se poi ha fatto un cinema molto diverso da quello che hanno fatto gli altri grandi attori che abbiamo citato. Però, insomma, l'attore è un ladro. L'attore Michael Caine diceva una cosa bellissima, diceva ai suoi allievi della scuola dove credo insegnasse, se vedete un attore che fa una cosa bella rubategliela, perché lui l'ha sicuramente rubata a qualcuno. Stupendo.